Signora Gioffredi, suo figlio è stato sospeso dalle attività scolastiche per una settimana. No, mi creda, signora, è il minimo dopo quello che ha combinato oggi. E che ha fatto di così grave? Ha detto che è innamorato di me. E che c'è di male? È soltanto un ragazzo. E lei è una bella donna. Non è quella che ha fatto a pugni con tutta la classe. Due ragazzi sono andati in infermeria. Niente di grave, spero. Signora, da un po' di tempo suo figlio in classe fa cose strane. Si soffia il naso dietro la lavagna, non fa altro che battere sotto al banco con matite e penne e disturba la lezione. Ha una passione per la batteria. Gli piace la musica. Ed è educato. Bene, se va avanti così, signora, suo figlio viene sospeso per tutto l'anno. Se ne faccio una ragione. Caterina, che ti è successo? Fermati! Ma lasciami perdere, che è meglio. Ma fatti aiutare! Che è stato, Ciccio Tambur? Che te fice tuo figlio? Ti piacerebbe? Mi piacerebbe a tutti sapere. Per poter dire la vostra. Per metterci la cattiveria che avete in corpo. Ma lasciateci in pace! E pensate ai cazzi vostri! E non si chiama Ciccio Tambur! Si chiama Francesco Gioffredi! Ciccio! Ciccio! Brindisi! Ciccio! Che sto mi fa impazzire? Che ci fai qua dentro? Ciccio, figlio mio! E finiscila e basta! Non ce la faccio più questa camorria! Finiscila! Ho detto di finirla, hai capito? Lo capisci o no? Basta! E fattela vaffanculo! Ma che vuoi? È vestito dal matrimonio di tuo padre! Ma mi vuoi far morire tu a me? Ma guarda, lasciami, lasciami! Ma adesso non si può più manco morire in pace! Zitto che ti faccio morire con le mie mani! E fattene! Disgraziato tuo figlio! Adesso mi hai rotto, mi hai capito? Mi hai rotto, ti hai capito? Mi hai rotto, adesso hai capito? L'hai preso le gocce? Prendi le gocce, prenditele tu le gocce, capito? Prenditele tu le gocce! Le gocce! Le gocce! Sono io che ho sbagliato. Sono io la causa di tutto questo. Forse non ho pregato abbastanza. Ma io ti ho sempre benedetta per avermelo mandato. Ciccio, la vita mia. Fagli una carezza. Per favore. Una carezza. Dove vai? Non li dare retta! Lasciami! Fagli morire di rabbia! Torna a suonare! Lasciami con l'abbraccio! Ma chi ammazzi? Ma Giampiero! Mandami questo Giampiero! Lasciami! Lasciami! Mamma! E solo ha fatto tutto da solo! Oh. Pugno in faccia! Ma quale pugno in faccia? È lui che è sceso e ci ha aggredito come un forsennato! E allora com'è che pente sangue dal naso? Se l'è fatto da solo! Ma quale solo è solo? L'avete provocato voi! L'avete fatto scendere, l'avete picchiato! Ma non lo vedete che sono un ragazzo! Ho capito, Caterina! Ma è un pericolo per tutti! Sì, è un pericolo, devi tenere a mano tuo figlio! Ci ha mancato le rotelle! Tu, dai! E poi un pazzo sarebbe mio figlio!